Il Teramo di Guidi è di scena all'Artemio Franchi di Siena per la giornata numero 21. Nei precedenti 7 incontri in Toscana, 5 vittorie per la Robur e 2 pari. Quest'anno però confronti a tinte biancorosse, con lo 0-0 in campionato e la vittoria targata Birligea in Coppa. Ma tutto questo è accaduto al Bonolis. Dopo Imola, tanta fibrillazione in casa Teramo, quindi vietato sbagliare, soprattutto dopo la vittoria della Viterbese. La cronaca si apre attorno al minuto 5, fulmina la ripartenza del Teramo e palla che va sui piedi di Mordini. Il mancino è alto di pochissimo, con Lanni in traiettoria. Al minuto 13 in contropiede ci va il Siena e fa male. Gran lancio di Bani per Laverone sulla destra, che aggancia come meglio non può e trova il secondo palo col destro. Nulla può per Rucchini. 1-0 Siena. Il Teramo sembra stordito e 10 minuti più tardi è ancora Laverone ad impensierire per Rucchini. Il suo colpo di testa su traversone proveniente dalla sinistra impegna l'estremo difensore terramano. Dall'angolo seguente è Terzi a saltare più di tutti, ma la palla svernisce il palo. Il Teramo non deborde e 2 minuti prima del riposo trova il gol del pari. È perfetto il cross di Mordini dalla sinistra, il colpo di testa di D'Andrea, appena sfiorato, va a spegnersi in fondo al sacco, sul secondo palo dell'incolpevole Lanni. 1-1. In apertura di secondo tempo, il Siena trova ancora il gol del vantaggio. Guberti sulla sinistra trova lo spazio per mettere al centro. L'ex Milan e Chievo, Paloschi, tocca d'esterno, beffando prima Kodromaz, poi per Rucchini. 2-1 Siena. Al minuto 63, Rosso si mette in proprio. Il 20 teramano s'accentra e carica il mancino. La conclusione però risulta alta. Ora il Teramo gioca meglio del Siena, ma latitano le occasioni per la formazione biancorossa. La più clamorosa arriva al minuto 85. Da corner svetta più alto di tutti Kodromaz, ma il palo prima e Lanni dopo dicono no, al pari del Teramo. Si chiude quindi l'incontro dopo 4 minuti di recupero. Ancora una sconfitta per il Teramo, Siena che stacca i biancorossi di 5 punti. Con le altre sotto che cominciano davvero a correre. C'è bisogno di una sterzata, immediatamente, già da domenica. Al Bonolis arriva un'altra toscana, la Lucchese, e non sarà di certo una gara facile.